Qualifiche a Budapest, ragazzi. Qualifiche a Budapest, circuito che sinceramente non mi piace, però proverò a fare un buon tempo. Ecco, 1:39, 1 il tempo a battere di Yuki Tsunoda. Mi sono accorto di un problemone, ovvero che c'è una macchina che non avevo riparato. Ho riparato la macchina, si va a Silverstone per la gara. Ok, ragazzi, sono in 20ª posizione, leader Sergio Perez. Dai, tocca la frizione, dai, ci siamo. Boom, tun, tun. Ottima partenza, proviamo subito a infilarci all'interno. Poi mi accodo all'esterno. Non vado all'interno, anzi sì, tutta in velocità, contatto con Valtteri Bottas, altro contatto, e rallento tanto, c'è Sargeant con la scia, anzi no, c'è Yuki Tsunoda, ci può tentare il sorpasso su Alexander Albon, si può, contatto con Alexander Albon, prova all'interno, sono Stark Piastri, che lo sorpassiamo in qualche modo, c'è Valtteri Bottas, mamma mia. C'è Valtteri Bottas, il nostro compagno di squadra, al 14° posto. Vediamo tutta la serie di Valtteri Bottas. Andiamo molto vicino, ma andiamo larghi. Andiamo larghi, ma ci forse un po' li avviciniamo un po'. Mamma mia, andiamo larghi. Andiamo pure da lì veramente. Non so male. Bottas ci vuole provare però. Ecco il colpo di scena. Non alzo il piede. C'è un altro botto sopra, scia di botto sopra, andiamo, ok, sto che non manco un sopra, che non mi lascio passare, okay. Incredibile, finisce malissimo, andiamo, incredibile, finisce nel peggiore di mondo, che non manco un sopra, non mi lascio passare, ed è finita malissimo, è finita così. Forse Piastri si può prendere, ma veramente il capello così sembra impossibile. È più di 2 secondi. Devo fare letteralmente un miracolo. Letteralmente un miracolo. Oppure tagliato. C'è Sergeant. Vabbè, ho sbagliato pure la manovra. Mamma, ho sbagliato pure la manovra. Proviamo ad andare un po' qui a destra. E là. C'è Tsunoda, è un po' ricciardo, trova un po', niente, ma è da ritiro. Qualifica Budapest, già la macchina usurata al 7%. Vai, si va. DRS subito, poi no, ho il DRS, non so perché prima. Vai, dimmi un po'. Molto più, così la faccio interna, molto bene. Rischio un po', intanto qui di andare fuori pista, mamma mia che rischio.
Ok, andiamo qui, molto molto bene. Bellissima uscita. Bellissima uscita. Bellissima uscita. Vediamo un po' quando, quando abbiamo fatto il primo settore. Vediamo un po'. Non è manco verde però. Non è manco verde. Ok, faccio una buonissima curva qui in uscita. Vediamo se riesco di nuovo un po' qui cordolo. Ok, ottima uscita. Veramente stiamo uscendo molto bene dalle curve. Stiamo uscendo molto molto bene dalle curve. Vediamo un po' quanto abbiamo fatto nel secondo settore. Abbiamo fatto un gran secondo settore nel bastone. Non c'è neanche uno verde. Dunque sarà impossibile battere il tempo di Yuki Tsunoda. Allora, andiamo io qua intanto. Ok, DRS in arrivo, ma tanto sarà insufficiente. Purtroppo è andata così. 27 e 9, 28 e 2 volevo dire. Vediamo un po'. Sono 2 secondi, ragazzi. No, non lo prenderò mai. Ora rimontare sarà veramente tostissima. Vediamo un po'. Ok, la partenza è stata pure buona. Devo accordarmi all'esterno. Niente, c'è Yuki Tsunoda che si prende forse la posizione. No, perché gli la porta in faccia. Ci trova di qui, ci trova. Ok, e la mia. Contatto con Kevin Magnussen. Ci vediamo un po' all'esterno. Magnussen si riprende la posizione. Mamma mia, faccio proprio tentare un incrocio pazzo, ma io ovviamente non lo tento. Vado largo per superare Magnussen e faccio un gran sorpasso. Vediamo. Facciamo un gran sorpasso. E cioè, si aggiorna a piazzare. C'è Alexander Albon, deve alzare il piede. Deve alzare il piede. Se no lì mi schiantavo. Mi schiantavo sicuro, quindi non ho potuto fare il tuo. Oddio, mi sono fatto prendere troppo dall'ansia. Penso che non fosse il suo senso mai invece qui. C'è un album a tipo 8 decimi, 7 decimi. Mi sto avvicinando però a lui. Ah, vado un po' largo. Forse questo settore. Secondo me. Ok. Ho pensato che Gasly è molto dietro e ci vuole provare. Allora, io ci devo provare su Alexander Albon. Io ci devo provare su Alexander Albon. E poi ci sono posto. Ok. Ok, siamo molto meglio di Alexander Albon. Abbiamo la scia di Albon. Vediamo un po'. Dai, andiamo qui. All'esterno su Alexander Albon. C'è anche Valtteri Bottas che si può piazzare. Quella staccatura era impossibile. Era impossibile. Ci voglio provare ora. Vediamo un po'. Mi sa che dovrò alzare il piede. Oddio, sull'erba non ci tocchiamo per un miracolo. Mamma mia, che rischio, mamma mia che rischio. Abbiamo fatto un grandissimo terzo settore prima, c'è Bottas che però ha il dente avvelenato. Non piace Oscar Piastri, non è necessario tornare qui, ho tagliato un pelo, ma va bene. C'è ancora Piastri, E a tre decimi. Allora, buon secondo settore, migliori rispetto a quelli di prima. C'è Valtteri Bottas che ti vuole provare, ma chiaramente non può provarci qui. Sarà dura arrivare a punti. Peccato per la partenza, perché mi sto facendo comunque la gara. Peccato. Allora, usciamo molto bene da qui. E c'è una grande uscita qui. Sembra una grandissima uscita per la poesia. 24 e 25 e 2. C'è Valtteri Bottas dietro, ma diciamo che ha 5 decimi. C'è Piastri in frittone. Piastri in questo momento sembra veramente imprendibile quasi. Sta pagando tantissimo l'usura della gomma, secondo me. Ah, secondo me è un ottimo punto per fare il sorpasso e stare un po' più larghi. Fare tipo una roba di questo tipo, ma Piastri è troppo lontano.
Ok, cordolo. Allora, vediamo un po'. Siamo a 6 decimi più o meno dallo Scarpiastri. Ci stiamo un po' avvicinando. Però veramente sembra imprendibile. Sembra veramente imprendibile. Vediamo un po', 11esimi. Non freno ovviamente. Ok, allora, siamo usciti bene da qui. Allora, dai. Per prendere Piastri almeno. Non arriverò a punti, ma per prendere Piastri. Allora, non so se si può, ma la vedo quasi impossibile. 36 secondo settore. Pensavo di prenderlo, onestamente. E niente, ma questo non è bastato. Pensavo di prenderlo, ma l'usura della macchina ci ha traditi. E vabbè. E vabbè, raga. Devo andare così, fratelli. C'è Valtteri Bottas che intanto ci vuole provare. Molto veloce Valtteri Bottas, ma non ce la fa. Peccato, siamo arrivati al 12esimo posto. Vabbè, ma l'usura della macchina ha pagato.